sostenibilità, rispetto per l'ambiente, design italiano, dal 1968. Epoca Spa, nebulizzatori, pompe a pressione e tutto per il giardinaggio. Scratch, settimanale di ciclismo. Epoca Spa, visita il nostro sito www.epocaspa.com. Amici di Scratch, ben ritrovati in questa settimana tricolore, dove il nostro tricolore è monocolore perché non abbiamo le immagini dei campionati italiani. Ce ne dispiace, non è colpa nostra, noi abbiamo fatto di tutto, però purtroppo si vede che ci sono alcune esclusive che a noi non sono pervenute. Però è andata Tina Ruggeri, la quale la presento. Ciao Tina. Ciao e ben ritrovati a tutti. E ha raccolto qualche bella intervista a tutti i campioni. Sì, tutti. Tutti. Intanto quasi dagli 1000 partecipanti. A, ovviamente alla categoria degli elite. Sì, quasi 1000 partecipanti, per fortuna in un periodo di nuovo particolare, con le restrizioni e tutto quello che ne consegue, però alla fine sono riusciti a portarlo a termine. Tante defezioni, alcune speriamo che si placchi qua questa ondata, perché ha tormentato tanto il ciclismo, specie questo, il nostro ciclocross, perché comunque è itinerante, ci sono tanti incontri, quindi infatti. Io mi raccomando la prudenza, ogni tanto dico, sembrerebbe essere anche un po', sai, quelli che fanno i sermoni, che danno le balle, però mascherina ragazzi tutta la vita, perché sennò qua veramente non veniamo. Sì, l'abbiamo tenuta per 3 giorni fissa, ogni tanto dovevamo comunque rifiatare perché altrimenti avevamo le bave all'interno della mascherina. E in quel momento qualcuno vi fotografa e dice la mascherina. C'è anche questa ipocrisia, no? Sì, sì, insomma, eravamo tutti quanti attenti continuamente. I campionati italiani sono andati in porto, sono contento per il nostro... Sì. Commissario tecnico che non è organizzatore, però è organizzatore, disegnato. L'aveva già... Ma organizza o non organizza? Ma insomma, faceva il supervisore, diciamo che l'aveva già richiesto quando non era ancora commissario tecnico. E quindi per fortuna sono riusciti a portarlo a casa, ecco, e a organizzarlo. A me è tanta qualità, tanta quantità, poi la qualità sono quelli che hanno vinto. Un po' i soliti, insomma, sì, anche nelle categorie amatoriali. Come dicevi tu, ci sono state delle defezioni perché alcuni si sono ritrovati positivi al Covid, magari per tanti è solo un'influenza, un po' di raffreddore, un po' di naso che cola, per altri magari si sviluppa in maniera un po' più grave, però purtroppo in molti hanno dovuto fare i conti con questo perché l'hanno avuto in precedenza, quindi non avevano più l'idoneità per partecipare, altri se lo sono ritrovati all'ultimo momento, comunque insomma è stato portato a termine. Senti, io manderei alcune interviste tue, quelle ce le facciamo, ce le concedi, non è che hai esclusive. No, ringraziamo gli amici di In Bici che mi permettono sempre di fare belle cose, così come con Scratch, per cui insomma. Bene, mandiamo un po' di interviste e poi dopo facciamo un po' di analisi. Tu hai vinto nella categoria allieve secondo anno, insomma sei un po' più grande. Che cosa avete imparato insieme tutte e due da questa vittoria? Ma abbiamo imparato a crederci sempre, anche dopo le sconfitte che abbiamo subito entrambe in questa stagione, e comunque a supportarci entrambe. Vi portate a casa in famiglia ben 2 tricolori. Sì, è davvero una bellissima emozione, non era mai successo che entrambe portassimo a casa il tricolore insieme, perché lei l'anno scorso aveva vinto, io no, mentre l'anno prima lei non aveva fatto il tricolore, io invece l'avevo vinto. Questo percorso ti è piaciuto tantissimo? Sì, mi è piaciuto davvero molto, soprattutto il fango che si è creato dopo essersi sciolto il ghiaccio, ha reso tutto ancora molto più bello. Per In Bici Magazine, inbici.net, Massimo Folcarelli, team Folcarelli da 18 anni, 18 titoli consecutivi di campione italiano nelle categorie master. Veramente un record, Massimo. Sì, è un record. Fa sempre piacere vincere un titolo tricolore, prima per me stesso, poi adesso col fatto che dirigo la mia società, mi fa piacere essere il, diciamo, l'asso portante del team e dare sempre esempio ai giovani dell'impegno e di quello che si può ottenere anche a livello amatoriale. Sei anche organizzatore ormai? Sì, organizzo il circuito Lazio GX, da quest'anno inizierò a fare anche il circuito nel Lazio del
di PCO e niente, lo faccio sempre per passione, per portare avanti l'attività anche nel centro Italia. Sono sostenuto dalla famiglia Scotti, ci tengo a dirlo, grazie a Fausto e all'SMP che da 2 anni mi sostiene per mandare avanti il circuito. Cristian Fantini, hai portato un titolo tricolore tra gli allievi in Emilia Romagna su KTM, una gara andata perfetta, te l'aspettavi però questo risultato? Me l'aspettavo, si può dire di no, però niente, abbiamo cercato di combattere fino alla fine, siamo arrivati con una buona condizione e ci siamo riusciti. Hai vinto 10 gare in questa stagione, questo è stato il clou? Sì, sicuramente sì, era l'appuntamento più importante che aspettavamo e siamo riusciti a portarlo a casa. Quali sono le gare più importanti che hai vinto in questa stagione? Hai quasi sempre corso al nord Italia. Allora, gare più importanti, sicuramente Cremona, Memorial Guerciotti, poi dopo anche Vittorio Veneto, niente, gare del Master Cross così. Sì, esatto, vincere nella gara di casa, perché in Friuli, a 20 minuti da casa mia, organizzata dalla mia squadra, è stata proprio la cosa migliore che potessi chiedere oggi e in questa stagione anche. Il tracciato lo conoscevi benissimo, come si diceva prima, addirittura ogni zolla di fango. Sì, questo è stato a favore mio decisamente, anche perché sono venuto a ispezionarlo già nelle ultime 2 settimane, ho fatto un paio di sopralluoghi, poi quando era stato tracciato ho provato un paio di volte il percorso. Comunque c'è da dire che le condizioni sono cambiate veramente velocemente e inaspettatamente oggi. Infatti quando avevo provato l'ultima volta il percorso era totalmente differente, era molto più ghiacciato, più asciutto. Adesso ci siamo trovati un percorso molto fangoso e penso sia stato un imprevisto per tutti quelli in gara. È molto bello vincere un'altra maglia, proprio perché è stato anche molto emozionante, dai. È stato un percorso adatto alla tua tecnica? Eh sì, è stato un percorso molto bello e c'era da correre tanto e sono riuscita a batterle quasi subito. Sei di nuovo Ettore Fabbro sul gradino più alto del podio, in questo caso gara secca, categoria allievi, campione italiano di ciclocross. Sì, un'emozione fantastica, dopo tanti mesi di duro lavoro sono riuscito a togliermi questa soddisfazione. È stato molto bello, su un percorso molto duro e tecnico. E sì, questa vittoria la dedico alla mia squadra, al mio direttore sportivo, Robbio Sella, a tutti quelli che oggi hanno tifato per me e ovviamente al mio grande avversario, amico Riccardo Darios, che oggi non ha potuto gareggiare. Filippo Cingolani, sei campione italiano di ciclocross esordienti. Te la sei giocata con tuo fratello Tommaso, che però ha rotto la bici. Sì, me la sono giocata nei primi giri, dopo ha fatto una scivolata e si è rotto il cambio. E sono riuscito ad andare via subito dai primi. E sei emozionato? Sì. Oggi poteva essere una grande vittoria, è stata una giornata invece piena di sfortune. Sì, diciamo che un po' di sfortuna c'è stata da parte di tutti. Prima appunto sfruttato il guasto che ha avuto Iaco per andare via, avevo preso una 20 di secondi e niente, poi è successo a me. In un giro mi si è incastrata la catena e ho dovuto fare a piedi fino ai box e poi ho anche perché hai anche forato. Poi subito dopo ho anche forato, quindi purtroppo ormai la prima posizione era andata, nulla da togliere a Iaco che comunque oggi andava davvero forte. Peccato, dai. Però sei anche caduto all'inizio e hai dovuto raddrizzare anche il manubrio. Certo, cioè sì, sono successe un po' di sfortune che poi sempre sfortune non sono, è stata anche un po' colpa mia e niente. Hai azzardato, dai, tipo esatto, a non fare l'under 23 e a correre l'elite, ci puntavi però sul podio ci sei arrivato. Ma sono comunque felice della seconda posizione, non è sicuramente un risultato da buttare, anzi sono felice della scelta che ho fatto, ci ho provato e è andata così, dai. Ma potrai andare in America adesso al mondiale? Ancora non lo so, ci sono un po' di cose da chiarire, però vedremo, dai, ancora già vedere qualcosina, sì. Sì, diciamo che mi distingo, cioè mi dimistico in tutte e due le discipline, sia strada che cross, e oggi in questa gara tenevo a farci bene, è andata bene e sono contenta così.
Ecco, una maglia che hai inseguito per tanto tempo. Sì, diciamo che sono molti anni che la inseguo e che arrivavo sempre al campionato italiano, che arrivavo sul podio, ma non ero mai riuscita a conquistare questa maglia. Oggi ci sono riuscita e sono al settimo cielo. Da domani che cosa ti aspetti? Che sogni hai nel cassetto? Ma sicuramente sono una ragazza che rimane coi piedi per terra, perché non è una maglia, una prestazione a cambiare la vita, quindi domani sarò la stessa ragazza di ieri, degli altri giorni, e cercherò di migliorarmi giorno per giorno. Sei per la seconda volta consecutiva campione italiano a Lecce e adesso in Friuli. Quale soddisfazione? Molto soddisfatto. Stavolta rispetto a Lecce me l'aspettavo un po' di meno questa vittoria, però sono partito abbastanza male, dopo vedevo che pian piano recuperavo, la gamba c'era e quindi ho attaccato. Sei riuscito a recuperare dopo purtroppo l'infortunio al polso che ti sei rotto per una banale scivolata in casa? Sì, è stato un recupero molto veloce per fortuna, quindi sono molto felice. A chi dedichi questa vittoria? La dedico al mio direttore sportivo Marco Palodetti, a Roberto Dalla Libera, a mio papà, alla mia famiglia, alla squadra che mi sostiene sempre e a un mio compagno che è stato molto sfortunato questa settimana. Per Imbici Magazine, Imbici.net, campione d'Italia, Elite Jacob Dorigoni. Una soddisfazione, una grande corsa, senza addirittura rifiatare, con un testa a testa incredibile con Fontana. Sì, nell'ultima parte di gara sono riuscito a guadagnare un po', però come detto tante volte il nostro CT ha fatto un percorso molto impegnativo, molto insidioso, e quindi non si poteva deconcentrarsi neanche mezzo secondo, e sono riuscito a tenere la calma e di andare a tutta fino alla fine, e sono contento di essere riuscito a vincere. Adesso ci sono due prove importanti, probabilmente una è saltata in gran parte in Olanda, poi c'è la Francia e poi si va con la testa almeno in America. Sì, adesso aspettiamo le convocazioni e poi cerchiamo di far bene al mondiale. Samuele Scappini, nuovo campione italiano junior, forte braccio, il primo titolo che arriva per l'Umbria in questa categoria. Sì, proprio non me l'aspettavo per quello che ho fatto, come detto puntavo per vincere, sulle gambe ce l'avevo e fino all'ultimo ho lottato per vincere e ci ho fatto a vincere. Ecco, concorrevi con i più forti a livello nazionale, preparatissimi, e più di qualcuno ha avuto dei contrattempi meccanici, rottura della bici, rottura del cambio, e tu invece hai tirato dritto. Io tiro dritto fino, ho aspettato all'incirca sui primi, gli ultimi due giri, e ho visto che c'avevo sulle gambe e ho tirato dritto, ho preso anche un po' di secondi di vantaggio, ho detto ci credo fino all'ultimo, ci ho fatto a vincere. Ben rientrati, belle le interviste, grazie Tina, perché io comodamente da casa mia ti favo per te. No, ti favo per tutti. Hai ascoltato le interviste. No, ma io adesso ho alcune perplessità, alcuni ragionamenti che mi sono fatto, ho visto come sono andate le gare, mi è dispiaciuto tanto per Filippo Fontana. Ma d'altronde ma è questa cosa un po' particolare. Lui ha preferito gareggiare con gli Open invece degli Under 23, giustamente. Che ha detto, li avrebbe asfaltati tutti. Sì, però non avrebbe potuto più indossarla la maglia perché passa di categoria. Quindi ha detto preferisco lasciarla ad un ragazzo che la può portare tutto l'anno e preferisco fare... È per quello che io adoro quella famiglia, hanno anche... Sì, lungimiranza. Sì. E dice preferisco fare anche un podio fra gli elite, ma mi dà qualche cosa in più. Diciamo che è stata una bellissima gara, un testa a testa continua con Dorigoni, che si sono scambiati il testimone della sfortuna. Certo. Perché inizialmente Dorigoni è caduto, poi Filippo nel momento in cui era riuscito a sorpassarlo ha
ha infilato un paletto e le strisce di plastica per cui si è fermato, ha raddrizzato il manubrio, poi ha rotto la scarpa e poi ne ha approfittato perché Dorigoni si è fermato per un problema meccanico, ne ha approfittato, però subito dopo il problema l'ha avuto lui e poi alla fine Dorigoni era effettivamente in grande forma e no, l'ha salutato. Poteva vincere uno dei due, andava bene per tutti. Una ancora per Gioele Bertolini che si è ha avuto un problema ad un ginocchio, insomma. Sì, io ne questi so, sono i valori io ne so in campo di tutti i colori, un ginocchio, un po' di febbre alla sercia, non si sa bene cosa sia successo. Sì, sta di fatto che guardate che comunque prendere il Covid non è una vergogna. Cioè non è una vergogna. Sì. Cioè, smettiamo quando mi parlano di Manzoni, adesso sì. mi ha un po' scassato, posso dire, gli Zebedei. Cioè, non è che prenderà il Covid diventa una... Oh, cioè, come te lo becchi perché è come beccare l'influenza, siccome è un po' più virulenta e può essere un po' più pericolosa. L'importante un po' più è essere positivi al Covid e non alle positività alle quali eravamo l'imbecillità, abituati. L'imbecillità. No, la positività alle quali eravamo abituati nello sport. Esatto, per cui esatto. Quindi, sono tutti sani da quel punto di bene vista. Bene Davide Toneatti e anche bene Sophie Hauer, che sono un po' coloro che si sono smazzati in questi ultimi tempi e hanno... Però devo dire che sia Toneatti... Beh, Toneatti ha fatto una grande gara. Sì, ma ha preso anche dei periodi di riposo, nel senso che... Anche lui ha avuto il problemino fastidioso, per cui devono rimanere questi ragazzi chiusi in casa, in quarantena, finché... Silvia Persico che fa marameo alla Eva Lechner. Beh, è stata bravissima. Silvia Persico ha controllato, alla mattina era venuta in fianco a me... E mi aveva detto, ma ci sono quei paletti? Gli ho detto, Silvia, stai attenta, ti fiamo perché tu non c'entri i paletti. Mi ha ringraziato e mi ha detto, non li ho centrati. Questo nome paletti mi continua paletti, a starmi sulla testa. Esatto. Gaia Realini non ha beccato paletti. No, però è andata via velocissima, spedita come non so cosa. Per me la sorpresa numero uno sai chi è? No. Nicola Samparisi. Sì. Un terzo posto che per me vale tanta roba. È andato forte anche lui, insomma diciamo che i valori in campo erano quelli, ormai c'è il famoso cambio generazionale. Sì. Paletti? Tanti li hanno centrati. E volevo capire, hai guardato la gara degli junior? Sì, ho guardato la gara degli junior, ho guardato tutte le gare, ho preso tanto freddo. No, lì, ero curioso di capire su Luca Paletti, che l'ho seguito da Jesolo ancora con la Coppa Europa, una gamba straordinaria. Però qua è un mio ragionamento che faccio, perché avevo tanto investito nel tifo, nel quel tifo, sai, sportivo che ci sta. Però questo ragazzo è da ottobre, senza contare tutta l'annata su strada, non si è mai riposato. E quindi credo che qua forse qualche insomma, un po' di esperienza anche qua ci va, perché tanta pressione. Ecco, poi, attenzione. Poi un argomento che avevamo trattato anche con te, ho parlato con Giuseppe Olivo, il papà di Brian, cercando di capire perché avrebbe potuto fare veramente i numeri in questo campionato italiano, ha preferito prendersi un anno sabbatico, diciamo così, dal ciclocross, un po' di stanchezza anche mentale, perché insomma questi ragazzi che fanno ciclocross... Non ci credo niente, scusate. Da esordienti che sono sotto pressione. Ma intanto c'è la maglia estate, tricolore. Inverno... E non vorrei che la stessa cosa succedesse a uno come Luca Paletti, che è sicuramente un talento straordinario, però quando arrivano certi manager che ti fanno delle promesse... No, ma quando cambi anche vai in certe società che affinano la preparazione su strada e su pista e magari li tolgono dal ciclocross, insomma, però tante ragazzine... Ma come mai sei così diplomatica? No, tu? Non sono diplomatica, sto cercando di capire. Tante ragazzine invece che ho intervistato si godevano, poi si sarebbero godute il giorno successivo al campionato italiano la maglia tricolore un po' di giorni e poi via in mountain bike, a differenza della strada. Ma ho capito, allora io ho due righe di teoria. Intanto un calendario ingolfato tra dicembre, un po' di novembre, dicembre, ingolfati tutti, questi ragazzi devono correre sabati e domeniche per poter correre sempre come matti. Allora, siccome la nostra è una società, quella del ciclismo, gerontocratica. Sai cos'è gerontocrazia? Sì, Geros è il vecchio e Kratos è il potere. Gerontocratico. Non ti ho neanche fregata qua. No, mi dispiace. Tu sei ma sulla gerontocrazia non si si può fare, è gerontocratica la Federazione Ciclistica Italiana e siccome è anche molto maschilista, dai, è gerontocratico. Però il presidente Dagnoni
ha quasi la mia età, per cui se sì, mi dai della gerontologa. No, per la carità, io ho 64 anni, dico sono già vecchio, anche perché dovessi fare qualcosa in federazione, mi trasporterei evidentemente il mio background che è comunque di datato, quindi non è moderno. Dai tempi di Moser. Ma non di ma Moser, dei fratelli insomma, vecchi di potrei Moser. Potrei anche mandarti a stendere, però Moser c'ha quasi 10 anni più di me. No, 10, ma quasi. Ma infatti, no, dicevo dai dirti, tempi del dei fratelli. No, è gerontocratica, perché sì, comunque rimeschiamo sempre in qualche maniera le vecchie figure. Infatti in questi giorni c'era sempre Igino Micheletto e quindi gli diamo che interessante, un ben rientrato, certo, nel mondo però del ciclocross. Però Igino, con tutto il rispetto, non è che abbia 30 anni, 40 anni. No. Quindi non è una questione, è una questione, devo dire, un segnale meno gerontocratico e un po' più sviluppato a quello che è veramente però, la gioventù. Se questi ragazzi ai quali vengono dati magari anche degli incarichi federali, provinciali, regionali, nazionali, non hanno la stessa passione, la stessa disponibilità, la stessa voglia di mettersi in gioco, è vero, però, come le persone di una c'è certa di interessante età, a parte sì, in tutta Italia. Ecco, io direi soltanto allunghiamo questo benedetto calendario, facciamolo partire, vabbè, dico a settembre ancora è presto, ma da ottobre fino ad arrivare a febbraio, sarebbe il massimo spostare a fine gennaio, cioè non i terminare campionati i campionati italiani, no, ma, e dopo stop. E dopo facciamo i mondiali a fine, al prima settimana di febbraio, va benissimo, ma l'ultima fare i campionati italiani, sarebbe un mese per poter diluire e far stancare meno questi ragazzi. Anche perché se a settembre iniziano le prove di ciclocross, quando c'è il sole e 30 gradi, sì, la prova non di vale Vermiglio, la pena, no, cioè che vorrebbe diventare, farla, certo, diventare specialità olimpica, no, non ci no, sta. No, non ci sta proprio, quindi... sì. No, però siccome credo che l'intelligence del ciclocross sia anche questa, diluiamo questo calendario almeno per 3-4 sì, mesi. Sì, perché si sovrappone giusti, troppo alla strada. Troppo stretta, e poi dopo la colpa è di nessuno, ma la colpa è il fatto di non pensarci prima. E quindi bisogna stare attenti. Noi ci auguriamo che per il prossimo anno raccolgano la nostra preghiera. C'è stata anche una riunione sabato scorso a Castelfranco tra i presidenti regionali. Pure, e non sapevo niente. Del Veneto, del Friuli, e cosa hanno partorito? Del Trentino e dell'Alto Adige. E poi? Hanno detto, è arrivato un comunicato, una riunione proficua. Che proficua. Cazzo vuol dire, scusami? Proficua. Perché vuol dire che hanno proficuato. Hanno proficuato, però. Vabbè, noi attendiamo, mamma mia. Voglio fare un saluto a Deborah Soligo, la bambina con le orecchiette che noi 20 anni fa, che abbiamo iniziato col ciclocross 23 anni fa, pensate. Lei era G1, G2, parlo di 15 anni fa, perché è una ragazzina giovane, con queste orecchiette me la ricordo. No, ma è quella che ha battuto la Ilenia? No, era in un'altra categoria, però è quella che smazza tutte. Che smazza tutte. Però ha rincorso il suo sogno per 20 anni e lo ha realizzato. Deborah, siamo con te, sono felice per il tuo italiana, bellissimo percorso. Brava Chiara Selva, ma la mavo a Ilenia Lazzaro che è stata asfaltata all'inizio. No, c'ha una infangata. Ilenia, povera. Sì, una bella botta. Cioè. Sì, e terza è arrivata Mariangela Roncacci. Ilenia, sta casa aspetta a te, noi stiamo facendo un po' a turno proprio per cercare di dare meno possibilità a questo bastardo di virus, ci rendiamo più invisibili possibile come l'altro anno e poi insomma chi vivrà vedrà, noi andiamo avanti ugualmente. Ma siccome questa trasmissione si occupa di ciclismo e non soltanto, io ho un bel messaggio da portare, lo ripetiamo, regala un sogno, Enrico Pengo, le maglie con le aste, insomma, di beneficenza per la casa, perché si occupano di persone che non hanno la possibilità di poter sorvegliare se stesse e si occupano del dopo di noi. Pensate quante famiglie che purtroppo i genitori muoiono con dei bambini, con dei ragazzi che hanno dei problemi. Ecco, questa associazione del sogno si occupa proprio di questo e raccolgono fondi grazie all'asta di beneficenza che è oramai 9 anni che la organizza Enrico Pengo, il grande campione dei meccanici, lui è stato alla Bahrain, è diventato un pilastro, adesso sta facendo un po' di cose in casa, sta facendo una nuova vita, però è un grande personaggio e quindi diamo la linea di nuovo a Regala un Sogno, partecipate, perché quando si fa del bene bisogna fare del bene. Assolutamente. E basta. We'll be right back.
Associazione Proviamo Insieme per l'Handicap di Camisano Vicentino, la quale nasce nel 1997 per merito di alcuni genitori di ragazzi disabili che con l'aiuto di un gruppo di volontari si incontrano per condividere l'esperienza dell'handicap ed aiutare le famiglie nei loro bisogni. Gli incontri per lo più avvengono nel tempo libero dei ragazzi disabili, dove appunto non sono impegnati nei vari centri durante i giorni della settimana. Nel 2002, a seguito di accordi con l'amministrazione comunale di Camisano, l'associazione ha ottenuto in comodato gratuito fino al 2040 una vecchia fattoria a proprie spese e con l'aiuto di molti volontari ha provveduto alla ristrutturazione di una parte creando un centro occupazionale diurno aperto nel 2004 e attualmente frequentato da circa 30 ragazzi disabili a seguito e quindi 13 operatori specializzati. La struttura realizzata fin dalla sua apertura viene chiamata Casa Il Sogno, realtà di riferimento non solo per il territorio di Camisano ma anche dei comuni limitrofi delle ASL di Vicenza. Fin dall'apertura del 2004 l'associazione si occupa e si fa carico, grazie a molti volontari, del trasporto dei ragazzi dalle proprie abitazioni al centro e viceversa. L'asta di beneficenza dal 2021 e 2022 per il nono anno consecutivo darà respiro e quindi l'offerta per poter dare una continuità a chi rimane purtroppo solo e senza famiglia. Renzo Marangon, sindaco di Camisano Vicentino, intanto la ringrazio perché aprire sotto le feste vuol dire prendersi cura degli altri, ma qua per voi non è una novità, prendersi cura del dopo di noi ed è questa tanta roba. Non tutti sono fortunati in questo momento dove tanta gente in maniera anche gioiosa sfanga il 2021 per approcciarsi a un 2022 migliore, ma ricordandoci che c'è tanta gente che ha bisogno. Sicuramente in questo periodo qua dobbiamo soprattutto ricordare queste persone, perché sono le persone che sono dietro di noi e hanno sempre bisogno. In questo caso noi abbiamo un personaggio che è Enrico Pengo, che ha mille attenzioni, soprattutto le persone che portano un certo tipo di disabilità, e per questo a noi è un onore, un orgoglio. Abbiamo tante di quelle cose da dire su Enrico Pengo, che è una persona splendida verso questo tipo di problemi. Sensibilità vuol dire occuparsi di queste persone che un domani, oppure già adesso, non hanno genitori o fratelli, qualcuno si possa occupare di loro. È un tema veramente scottante che voi lo state portando alla grande tutti gli anni con questo Regalo Un Sogno. Però dovrebbero intervenire anche le grandi istituzioni, perché lasciare dietro qualcuno vuol dire lasciare indietro una umanità. Su questo tema è qui il Presidente del Centro del Sogno, sicuramente è più indicato lui a dare questo tipo di indicazioni. È logico che il benessere di queste persone che sono nate sfortunate e sono nate una volta solo con questi problemi, la nostra attenzione è massima, ma io devo ringraziare il Presidente del Sogno, il Presidente e il Vicepresidente, che è un'altra brava persona che sta dando una grossa mano a Bruno. Ecco, queste persone sono persone che in silenzio e vengono anche a poco presi in considerazione qualche volta, per cui è un sacrificio doppio fare questo tipo di attività. Enrico, hai smesso di fare il meccanico dei campioni, ma tu rimani un campione, abbiamo sentito il sindaco. Non è che ci va coraggio, ma ci va tanta umanità prendersi cura di questo problema, e tu ci riesci tutti gli anni. Tanto quanta roba sei riuscito a portare e i pezzi che secondo te andranno a ruba. Ma ti ringrazio, diciamo che volevamo dare continuità dopo la nona asta e anche motivo di orgoglio, perché con il presidente Bruno Fanin mi ha comunicato proprio gli scorsi periodi che abbiamo raggiunto più di 200.000 euro di donazione in 9 anni, e quindi questo qua è stato qualcosa di bello. E questa gioia la devo condividere con Marco Forin. Con Marco Forin, perché lui, se non ci fosse lui, saremmo in grande difficoltà. Lei, Lenia e Lazzaro, perché lei, Lenia, fa tantissimo. E da quest'anno mi permetto di dire che Christian Leghissa, il marito di Lenia, è stato veramente un grande, perché ha recuperato tantissime cose e buona parte di questa asta lo devo anche a lui. I pezzi migliori?
Ma diciamo che è difficile onorare e udire uno piuttosto dell'altro, però abbiamo tutti i pezzi da Roglic a Ganna a Van Aert, tutti i campioni, e senza dimenticare tanti altri, per dire, e abbiamo tantissimo. Come poi entrerete nell'asta, vedrete poi tutti questi articoli, insomma, che saranno acquistate e donate. Sì, esatto, sarà suddivisa su 3 serate a febbraio, e diciamo che c'è tantissime cose da poter acquistare e da fare delle belle donazioni sicuramente. Poi la cosa più importante è che, oltre alla casa famiglia, daremo un contributo importante alla Fondazione Michele Scarponi, e che è giusto dare continuità a tutto quello che Michele ci ha lasciato e il fratello Marco porta avanti. E quest'anno volevo ricordare che abbiamo anche un testimonial importante, perché sai, ogni edizione abbiamo un testimonial, e quest'anno il nostro Sonny Colbrelli ha deciso di essere lui il testimonial, quindi meglio di così non poteva andare. Onoriamo la Parigi-Roubaix. Tutto quello che ha potuto vincere è stato un grande, e quindi è giusto avere un testimonial d'eccezione per la nostra decima asta. Occuparsi dopo di noi, a me questo mi inquieta, no? Perché forse la gente non sa che ci sono tante persone che sono in grave difficoltà e che non hanno qualcuno che si occupa. Io dico sempre, dovrebbero pensarci i nostri governanti, una società non dovrebbe avere bisogno di eroi, ma voi siete degli eroi. No, non si tratta di essere degli eroi, si tratta di fare qualcosa assieme a tanti altri, perché queste cose si fanno perché ci sono tante altre persone sensibili che ci aiutano, perché da soli non si fa niente. L'amministrazione, Enrico, ma tanti, cioè, la realtà, se si pensa che la casa famiglia, che è stata aperta nel 2015, nel giro di un anno si è riempita, adesso ce ne vorrebbero altre due. Ma bisogna prima andare a pagare anche i debiti, perché il sostegno delle persone, di aziende, dell'amministrazione comunale di Camisano è sempre stata, però l'impegno che abbiamo fatto nella casa, sempre di proprietà del comune di Camisano, è stato abbastanza grosso. Di quante persone vi occupate? Beh, adesso nel centro diurno, che è stato aperto nel 2004, ci sono 30 persone che vanno a prenderli al mattino e portati a casa la sera, mentre nella casa famiglia aperta nel 2015 ci sono 11 persone, il massimo della capienza autorizzata dalla Regione Veneto. Ben rientrati, perché ci dice che chi fa del ben vada via, esci fuori dalla porta e ti rientra dalla sinistra. Sì. Anche la sfiga però, sì. La sfiga che non guasta. Infatti la Ilenia doveva mettere la maglia di campionessa italiana. Vabbè, macchia la selva, ragazzi, è una boscaiola, una, ho paura. Era una ragazzi. Battuta, comunque posso dire una cosa. Cioè, queste ragazze, sia la categoria delle master woman, che le ragazzine, a infangarsi, a cadere, a farsi male, a mangiarsi proprio il fango, sì, sono veramente eroiche. Ma questo l'ho sempre detto io. Bravissime. Ma è quello che bisognerebbe dargli più dignità, no? Quando dico il calendario poi va sviluppato in lungo. Per esempio, Folcarelli, che ha intervistato, no? Sì. Cioè, lui ha fatto 18 proprio titoli italiani, ma consecutivi. A parte quello, un fenomeno, una, sì, cioè, sì. Oh, vabbè. Sì. Ma al di là dei 18 titoli italiani che faranno piacere a lui, sono contento per ma lui. Una, a me non me ne impippa proprio niente. Come hai sentito? Fa tanto. Sì, no, ma come hai sentito? Organizzava in piccolo un campionato, sì, una gara di ciclocross. C'erano 60-70 partenti, in 10-15 anni sono arrivati a 700-800 partecipanti. Ma lì c'è un intelligence. Posso dire, ci ascolterà, non ci ascolterà, però se la grinta di Massimo padre ce l'avesse anche un po' più suo figlio. E vabbè, ma lui è ancora giovane però, può ancora crescere, sì sì. Diciamo che è a livelli... Allora... È un ragazzo che quando parte, è come Dorigoni. Dorigoni, se qualcuno se lo ricorda, quando perdeva posizione, il Dorigoni, sì, che ha avuto quell'incidente, sì, avrebbe mollato 3 anni fa. Il Dorigoni di adesso, con un grande Ditano che lavora con la testa, ha detto non si sa mai. Ditano dice no, il ciclocross finisce quando è finito.
Ecco, Jacob Dorigoni, non me l'aspettavo, ha detto, mi ha detto, finita la stagione di ciclocross mi butto sulla mountain bike, la strada l'ha completamente abbandonata. Su strada non aveva avuto le soddisfazioni che ci si aspettava potesse avere. E noi glielo auguriamo con tutto il cuore, perché è un faro, è un illuminato. Invece il vincitore della categoria junior è quello che mi è piaciuto di più. Un ragazzino, Scapini, cioè sì. Possiamo Samuele dirlo, Scapini. Cioè poche sì. seghe, come si suol dire, sì. arrivato, magliettina, braghettine, pronti via, ha corso di testa, di cuore, di è forza, vero. È arrivato sul palco, gli altri, giacca, giacchina, pantaloni, così, sì. lui è rimasto lì, tutte le premiazioni, grintoso, certo. cioè è uno che... Prima è... ti hanno nominato invece i San Parisi. E ti nomino sì. anche nella classifica allievi Cristian Fantini. Questo è un ragazzo che sì. o sopra o sotto, di fianco, lui passa, lui va. Passa, questo lui è un fenomeno, ragazzi, un carro armato. Beh, e poi ricordiamo anche il nostro trevigiano Pietro Deon, il piccolino, sì. nell'intervista, appunto, quando gli ho chiesto che cos'è cambiato da Lecce a Basiliano, ha detto sono cresciuto, perché ha detto ero fermo, non mi alzavo mai, sono cresciuto un po' in altezza. Pazzesco. Un mese e mezzo fa si era rotto il polso e il nonno mi ha raccontato che ha un campo con degli alberi e lui certo. glielo ha asfaltato, arato in tutti i modi a Visnadello, aveva grinta voglia di riuscire a correre questo campionato e se l'ha ripreso. Benissimo, guardate, queste sono le storie dei campionati italiani, ma del ciclocross abbiamo avuto modo di raccontarne e ce lo racconteremo anche fino a fine mese. Io adesso mando un bel regalo che ha fatto Christian Bon al più grande, uno dei più grandi secondo me, corridori degli anni 70 e 80, Giambattista Baronchelli, che anche lui ha sofferto un po' quello che era il peso del campione, ma noi in questa società gerontocratica alludo sempre a una grande canzone di Venditti, questo mondo coglione che si ricorda del campione solo quando il campione non c'è più. E questa è una cosa che si deve far riflettere veramente in maniera importante, perché lui fa un'allusione a Di Bartolomei, il nostro capitano, il capitano della Roma, che ebbe un suo percorso tragico, e anche a Marco Pantani. Noi li mettiamo su e per qualche strana alchimia gerontocratica, poi li buttiamo giù e ci dimentichiamo. Quindi osanniamo i campioni, che sono coloro che hanno in serbo qualcosa di più degli altri, perché il campione è quello che vola in alto ed è più facile si bruci le ali per una cosa, lui rischia, però per cosa? Per far sognare noi, i nostri ragazzi. Quindi il campione è un eroe positivo, e quando è su dobbiamo mantenerlo su. Quindi, bella la copertina di Christian Bon, il nostro videomaker della WEC che ha girato il mondo quest'anno e ci ha fatto rivivere tante belle immagini. Ci sono atleti che sono stati in grado di far sognare un'intera generazione. Ci sono piazzamenti che hanno il sapore di un'epopea. Ci sono imprese il cui ricordo resta indelebile nella storia dello sport. Classe 1953, GB per i tifosi, Tista per gli amici, è stato un protagonista degli anni 70 e 80, anche se raccolto meno di quel che il suo straordinario talento lasciava presagire. L'avvio è strepitoso, già tra i dilettanti GB mette in luce la sua classe imponendosi in due prestigiose corse, il Tour de l'Avenir, il Giro di Francia dei dilettanti, e il Giro d'Italia.
L'anno successivo, nel fatidico 1974, alla prima stagione da professionista, firma la sua impresa più famosa. Al giro mette in difficoltà il cannibale Eddie Merckx, staccandolo addirittura in una tappa memorabile sulle Tre Cime di Lavaredo. Era il 6 giugno 1974, una giornata memorabile, il cui ricordo sembra scolpito nella pietra. Il cannibale, messo in crisi da un giovane alle prime armi, l'invincibile belga che crolla sotto le pedalate del talento italiano. Alla fine Merckx riuscì a salvarsi con l'intelligenza dall'assalto di GB e dal volo di Fuente. 12 secondi, quelli che mancarono a Baronchelli per realizzare l'impresa al suo primo anno da professionista. 12 secondi. Tanto non riuscì a guadagnare il cannibale inerpicandosi su quella strada che più che salita è ascesa. Solo in un inseguimento impossibile a José María Fuente, solo ma davanti alla Maglia Rosa che su quelle pendenze quell'anno tentava di non affondare. Secondi, quanto basta per non parlare di Giambattista Baronchelli come l'uomo che aveva battuto Eddie Merckx. L'exploit di GB fa sognare la stampa e tutti gli appassionati italiani, ma almeno nelle grandi corse a tappe la vittoria sfuma sempre sul più bello. Terzo nel giro del 77, secondo in quello del 78 e in altre 7 occasioni chiude tra i primi 10 della classifica generale. Memorabile soprattutto il secondo posto ai campionati del mondo nel 1980, unico degli italiani capace di tenere il passo di Bernard Hinault, indiscusso dominatore di quegli anni, fino al penultimo giro, quando il campione francese staccò tutti, arrivando con un minuto e un secondo su Baronchelli, penalizzato nelle ultime battute anche dal distacco della catena della bici, e 4 minuti e 25 sullo spagnolo Fernandez, che beffò in volata l'altro azzurro Vladimiro Panizza. Giambattista Baronchelli era uno scalatore eccezionale, un grande fondista, uno capace di difendersi abbastanza bene pure a cronometro. Un incompiuto, scrissero, ma è fin troppo ingiusto per uno che è esultato per 94 volte in carriera, che per 3 volte è salito sul podio del Giro d'Italia. Fra le 90 vittorie della carriera spiccano 2 giri di Lombardia vinti a distanza di 9 anni, nel 1977 e nel 1986, il record dei 6 giri dell'Appennino consecutivi dal 1977 al 1982 e diverse classiche del ciclismo italiano, come il Giro del Piemonte, il Giro dell'Emilia, il Giro del Lazio, la Coppa Placci, il Giro di Romagna ed il Trofeo Baracchi in coppia con Francesco Moser. Seppe imporsi anche in 2 altre importanti gare a tappe, il Tour de Romandie e la Vuelta al País Vasco. In 15 anni di professionismo, Giambattista Baronchelli ha incrociato le sue ruote con mostri sacri del calibro di Merckx, Gimondi, Hinault, Moser, Saronni, facendo risplendere solo a tratti la sua classe immensa. Restano le imprese più che i piazzamenti, restano le gesta di un uomo che ha fatto sognare un'intera generazione. Bene, ben rientrati. Beh, tu sei abbastanza anziana, lo ricordi? No, tu hai parlato di eroi, ma gli eroi nel mondo greco, nel mondo classico, sai cos'erano? Metà uomini e metà divinità. È vero, e io però ti aggiungo un'altra cosa. Beh, d'altronde non puoi negare il fatto che alcuni campioni
siano mezze divinità. Noi, il Divo, per questo motivo che viene chiamato il Divo. Ercole e Ulisse che cos'erano? Ho capito, erano due allora divinità. Però, no? Ma no, però due Ulisse eroi. Non era poi uno che viveva fa... No, no, scusa, 500 miglia, ci vede 10 anni, non Ulisse è... Ulisse si è divertito. Vabbè, ho capito, però ragazzi, Ercole ancora un po' di più, ma poi Sansone è ancora, ancora più emblematica. Ercole doveva far fatica, Ulisse sì. invece... E Ulisse ne ha fatta meno di fatica, sì, secondo esatto. me le sirene erano, sai cosa, delle grandi paraculate, eh? Esatto. Però è bello il mito e la storia. Adesso mi hai fatto pure perdere il segno mi della... Mi volevi dire, no, io dico... che sono un po' no, dico, diversamente in questo mondo giovane. No, siamo... La gerontocrazia è quel potere di anzianità che non vuol far muovere nulla. Parlavo del campione, il campione va sempre protetto, perché è colui che ci dà la chiave del sogno. Ah, sì. Perché io non potrò mai diventare Pantani, ma in lui mi posso anche inventare una vita diversa a livello interiore, come può essere anche un capo religioso, come può essere un campione della Formula 1, un grande letterato. Io adoravo negli anni 70 un certo Garibaldi, che era uno psicoterapeuta meraviglioso. Ci sono, abbiamo bisogno di figure importanti, autorevoli. Secondo me tu hai visto Marzullo ieri sera. No, 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 proprio non farmi questa parola, proprio, no, no, vabbè, comunque, no, ciao Marzullo. No. Certo, il ciclismo ha bisogno veramente di ritrovare delle figure che siano, in un certo senso, degli spiriti guida. Certo. Non è che se ne vedano tanti, no, di spiriti guida. Vorremmo poi testimoniare, non lo facciamo oggi, perché cara Elenia mi ha mandato un numero di telefono di una squadra di siciliani che hanno fatto 15 ore di viaggio per venire... A Mariano di Basiliano. E 15 ore di viaggio per tornare indietro. Beh, ed è una storia bellissima, noi non ce la perderemo, la faremo con calma, gli daremo una loro dignità. Ma anche dalla Sardegna, eh? Anche dalla Sardegna. Sono arrivati i ragazzini e qualcuno, certo, anche fra gli junior, è arrivato tredicesimo. Certo. Per cui queste sono figure importanti. Non lo facciamo in questa puntata, ma lo faremo ben presto. Ma d'altronde, non avendo le immagini del campionato italiani, poco ci azzeccava, e per cui lo faremo sicuramente. Detto questo, adesso vai sempre con Christian Bong e gli ho detto: guarda Christian, mi devi perdonare, ma noi diciamo la verità, la settimana scorsa abbiamo dovuto fare 2 ore e un quarto di trasmissione. Perché? Perché ero convinto di avere le immagini dei campionati italiani, e non avendole avute avrei preferito anche, diciamo così, allungare qualche gara, poterla proporre oggi. Poco male, non importa, però... Abbiamo portato a galla le 6 tappe del Giro d'Italia dei professionisti, attenzione, abbiamo fatto tutte le categorie, escluse quella di Ferentino, che è l'ultima che dava la maglia rosa ai vincitori. Per cui è una bella clip, dura parecchio, emozionante, non l'abbiamo mai messa in onda, è stata preparata da Christian Bon proprio per questa occasione, e andiamo a vedere quello che è stato il Giro d'Italia Ciclocross, che comunque conferisce sempre la maglia a qualcuno che nei campionati italiani le ha vinte, perché girati rigira, i campioni, insomma, quando vincono sono campioni, sono quelli, non è che puoi girare nebbia, neve, fango, Forcarelli vince sempre, sì, è vero, esatto. E poi andiamo a vedere anche il percorso di Cominelli, che ha pensato di fare quello perché voleva la maglia rosa, quello che avrebbe dovuto fare secondo me Luca Paletti, non fare tutte le gare possibili e immaginabili, ed è arrivato francamente, secondo il mio punto di vista, molto stanco e provato, e quindi il campione dobbiamo preservarlo, preservarlo. Grazie Cristian. L'attesa è finalmente terminata, tutto è pronto per il Giro d'Italia Ciclocross, pronti a solcare la penisola con la pioggia, il fango, il freddo, il sole che oggi bacia la corsa per la sua inizio, la sua prima tappa, giunta la sua 13ª edizione, e si va con i ragazzi della categoria internazionale juniores, si corre sulla distanza di
40 minuti con questi ragazzi in questo percorso spettacolare ricavato all'interno del parco del Rivellino. Ormai ci apprestiamo a vivere il finale della gara riservata alla categoria juniores con le ultime curve e a sé, quindi a braccia alzate va a vincere Luca Paletti. Vediamo appunto la luce verde, la partenza che è stata data alle ragazze per la loro prova. La dominata dall'inizio alla fine va a conquistare la prima frazione del Giro d'Italia di ciclocross. Rebecca Gariboldi, team Cingolani, quindi. Parte la categoria open in questo momento, quindi con lo start c'è la maglia tricolore di Gioele Bertolini in prima posizione, sono è il loro turno ora della categoria regina. Nessuno adesso scende giù dalla bicicletta, tutti sono caldi e pronti a disputarsi pronti a lanciarsi nel rettilineo d'arrivo con Gioele e Bertolini in prima posizione, pronti all'arrivo, lo sprint praticamente di prepotenza e va a dominare Gioele Bertolini. Dopo l'asfalto del viale di partenza e arrivo, gli atleti entrano nel settore del percorso della frazione Luce di Sant'Elpidio a Mare. La giornata fredda e il tracciato caratterizzato da numerosi cambi di ritmo e asperità altrimetriche hanno fatto emergere le doti di velocità e guida dei protagonisti di questa, come delle altre prove di questa tappa del Giro d'Italia ciclocross. C'è da affrontare l'ultima rampa per poi andare a conquistare il successo finale. Ce la fa Luca Paletti della A Favore del Ciclismo SD, che va a conquistare il successo, mantiene la maglia rossa, simbolo del leader della classifica. Successo di Rebecca Gariboldi, team Cingolani, che va a conquistare braccia al cielo questa affermazione. Attenzione, intanto andiamo a vivere i primi momenti di gara, il primo giro di questa prova riservata alla categoria Open. Prime fasi di gara con Dorigoni in prima posizione, seguito da Ceolin, Bertolini e via via tutti gli altri. Sono gli uomini della Sella Italia Guerciotti che stanno imponendo il ritmo di gara, e infatti Jacob Dorigoni, Sella Italia Guerciotti, che sta guidando, mentre il suo compagno di squadra in maglia rosa resta nelle prime posizioni. Ancora
i due uomini della Selle Italia Guerciotti, vediamo al comando Durigoni alle sue spalle la maglia rosa di Gioele Bertolini, mentre è Cristian Cominelli che si è lanciato alle spalle dei due battistrada. Lo vediamo inquadrato in questo momento, Cristian Cominelli con il dorsale 3 occupa fino a questo momento la terza posizione, mentre i due battistrada continuano la loro prova. Ora è Gioele Bertolini che sta guidando la coppia alla sua ruota, Jacob Dorigoni. Vedremo se sarà gara vera tra i due protagonisti della Selle Italia Guerciotti. Gioele Bertolini vorrà sicuramente continuare a conquistare punti importanti, ma attenzione perché c'è il forcing di Gioele Bertolini. Jacopo Dorigoni si avvicina a lui, lanciata la volata, ed è Jacopo Dorigoni che va a conquistare il successo davanti a Gioele Bertolini, un Gioele Bertolini che non ha sicuramente regalato nulla. Intanto in terza posizione chiude Cristian Cominelli, un Gioele Bertolini, dicevamo, che non ha regalato nulla al suo compagno di squadra. Jacopo Dorigoni si è dovuto sudare il successo in volata, soprattutto nel finale, quando Gioele Bertolini ha allungato con decisione. Jacopo Dorigoni è riuscito ad affiancarlo e nella salita finale è riuscito a conquistare quel metro di vantaggio che poi è risultato importantissimo per la conquista del successo finale in questa tappa. C'è lo start ufficiale in questo momento, partono i 62 concorrenti della categoria Juniores. Se la sta filando Luca Paletti, ha preso subito la testa, partenza velocissima. Tracciato che dopo la parte di contropendenza iniziale che abbiamo visto si infila nell'alveo del fiume Chienti, e c'è questa salita, questo strappo in sterrato al oltre 20%. Qui i corridori lo affrontano, qualcuno deve scendere dalla bicicletta, ma la maggior parte riesce a rimanere in sella. Questa è la prima categoria che riesce a rimanere su. Qui alcuni, ecco, vediamo che scendono giù dalla bici. Le categorie giovanili, per forza di cose, logicamente le abbiamo viste tutte quante al mattino affrontare con qualche difficoltà. Qui dicevamo in fase d'apertura che sono un po' più esperti, e infatti adesso vediamo che coloro soprattutto che si trovano al comando ne hanno approfittato. Nonostante gli allunghi, nonostante tutto, in questa parabolica praticamente abbiamo la fotografia. Luca Paletti ancora primo, con Filippo Borello della Guerciotti in seconda posizione, terzo Samuele Scapini che non è naufragato, e oramai siamo quindi prossimi alle ultime fasi di corsa con Luca Paletti in prima posizione. Sono lì, ha preso margine, però non si sono arresi. Infatti adesso Luca Paletti, però, mi ha scatenato, ha una frequenza di pedalata molto 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 buona, quindi difficile sarà il ricongiungimento. E adesso si volta, siamo alle ultime curve, Luca Paletti pronto ad entrare nel rettilineo d'arrivo, ed è sua la vittoria. Terza frazione del giro, Corridonia, dopo Bugliosoppo, dopo Sant'Elpidio, Corridonia. Luca Paletti alza il braccio al cielo, indicando il cielo, perché il ricordo è quello del nonno che è venuto a mancare recentemente. Release.
la prossima gara, pronti pochi momenti e si va con la categoria donne open. Sono 31 atlete al via con le elite, under 23 e juniores, proprio per andare a guadagnare subito nelle primissime fasi. Eccoci al muro con le ragazze, qui si opta per scendere giù dalla bicicletta tutte quante, nessuna osa a farlo in sella, almeno per quanto riguarda questa prima tornata. Nuovamente progressione quella di Sara Casassola, eccoci qua alle palanche di legno con la friulana della DP66 Giant SMP. Sono una decina di secondi, si può quantificare il vantaggio nei confronti della ragazza dell'Isola d'Elba, Alessia Bulleri, Cycling Caffè Racing Team. Ma siamo oramai lanciati nel finale e con la ragazza oramai esperta di tante partecipazioni agli eventi internazionali, la ragazza di Maiano si prepara a godersi della vittoria, torna al successo, prima perla stagionale per Sara Casassola. Con il Giro d'Italia Ciclocross si parte per l'ultima prova di giornata con la terza tappa del Corridonia, Corridonia Shopping Park, e con questa giornata che ci piace ricordarlo è in ricordo di quella carismatica figura al quale è dedicato l'intero Giro d'Italia, questa 13ª edizione, di Mauro Valentini, che qui a Corridonia è veramente molto molto sentito, ha lasciato il segno. Siamo entrate nelle ultime centinaia di metri, attenzione perché adesso è balzato al comando Jacob Dorigoni. Mamma mia, progressione veramente bruciante quella di Jacob Dorigoni della Sell Italia Guerciotti Elite, che sta per entrare nel rettilineo d'arrivo praticamente all'ultima curva. È primo, è lui Jacob Dorigoni, qualche metro di svantaggio. Cristian Cominelli è lanciato lo sprint, ma Jacob Dorigoni a braccia alzate va a vincere la terza tappa del Giro d'Italia Ciclocross. Abbiamo visto la partenza velocissima della categoria juniores, nella prima posizione c'è Tommaso Cafueri che sta guidando il gruppo, lo vediamo inquadrato in questo momento il portacolori della DP Giant 66, Cafueri. Partita anche la prova delle donne open, finita la partecipazione delle donne open in questa prova. Avete visto il terreno notevolmente allentato dalla pioggia. Sempre più lanciato verso il successo finale Simone Vari, che nella seconda parte di questa prova ha letteralmente dominato, è riuscito a farsi largo, a conquistare metri e secondi di vantaggio che ora lo stanno proiettando verso il prestigioso successo in questa prova. Ancora le immagini
sui protagonisti della gara. Vediamo inquadrato Simone Vari che sta per raggiungere il traguardo braccia al cielo, il portacolori della Race Mountain Fulcarelli Team. Seguiamo le ultime pedalate anche per la regina al femminile di questa prova, Sara Casasola della BT Giants 66, si sistema la maglia rosa, saluta i suoi compagni di squadra. Siamo ormai con la partenza della prova che va a chiudere il calendario di questa tappa toscana del Giro d'Italia Ciclocross. Partenza velocissima per Ivan Carrer della Team Terenzi, affiancato da un portacolori della DP 66 Giant. Irraggiungibile invece Antonio Folcarelli, che in questa fase finale della gara sembra voler controllare dopo aver accumulato diversi secondi di vantaggio, ed eccolo festeggiare il meritato successo, Antonio Folcarelli della Race Mountain Folcarelli Team. Allo start, il fischio d'inizio dato in questo momento per i ragazzi della categoria juniores con la quinta tappa di mattinata. Si parte subito con pedale sul gas e quindi vediamo adesso subito i ragazzi che stanno lanciando giù in questo tratto di leggera discesa. Qui abbiamo anche la vista interna con la onboard camera fissata su la bicicletta. E intanto c'è anche la partenza per il gruppo delle donne Open che prendono l'avvio. Eccoci quindi con anche le ragazze che si lanciano in leggera discesa su questo tratto in per quanto riguarda il tutto asfaltato ancora, e il tratto in sabbia con una prima tratto, con un primo tratto anche in ghiaia, le costringe subito a mettere giù la bicicletta. Adesso attenzione, siamo nel tratto in sabbia e nuovamente una caduta con De Paulis, che è rimasto coinvolto, quindi si è portato al comando Simone Vari. Questa è la per quanto riguarda un colpo di scena sulla testa della corsa con la caduta di De Paulis presa dall'alto. Siamo adesso, quindi attendiamo di vedere l'uscita dalla spiaggia. Qui questo ci riporta agli ultimi mondiali di ciclocross, queste immagini con lì eravamo ovviamente in Olanda e con il mare sempre a fare da sfondo. Siamo verso gli ultimi passaggi anche sulla spiaggia per Vari. Eccoci quindi con Simone Vari
che al momento rimane e continua la sua cavalcata tutto solo, ha anche affrontato un tratto in sella mentre gli altri scendono giù dalla bicicletta per affrontare questo primo tratto. Eccoci qua con la seconda e la terza posizione, 42 minuti, siamo pronti a festeggiare il vincitore della quinta tappa della categoria Juniores Race Mountain Folcarelli Team. Simone Vari alza il braccio al cielo, in punto il segno di vittoria, vince la quinta tappa. Secondo invece è lo sprint regolato da Federico De Paulis. Eccoci con le ragazze, vince lei, Alice Papo, DP66 Giant SMP. C'è lo start in questo momento, c'è la DP66, la Seven Caffè, la Michele Bartoli, il Team Cingolani, l'Arancucine e Veius con la Cicloteam Valnoce. Queste sono le formazioni, attenzione però, caduta in mezzo al plotoncino. Siamo all'ultimo passaggio ora sulla spiaggia per la coppia al comando, che ora è lì, sono affiancati, si stanno studiando e adesso qui la falcata è veramente importante per Cominelli, che sta tentando di prendere vantaggio, sta sicuramente ora dando fondo alla sua azione, quindi vediamo, adesso sarà tutta da seguire, tutta ad un fiato, emozionante questa sfida a due tra Folcarelli e Cominelli. Quindi eccoci con il mare anche che si infrange sulla spiaggia. Chi riuscirà a rilanciare meglio la bicicletta potrà ambire alla vittoria. Vediamo appunto qui le ultime curve, le seguiamo tutte con ancora in prima posizione Antonio Folcarelli, si volta, è sua la vittoria però, Race Mountain Folcarelli Team, Antonio Folcarelli davanti a Christian Cominelli, Scott Racing Team, che mantiene la maglia rosa di leader. E quindi dietro invece, per quanto riguarda la situazione con la terza e quarta posizione, ci abbiamo il portacolori della Team Fracor, Ettore Loconsolo, la DP66, Marco Pavan, attenzione qui, vediamo Ettore Loconsolo, prova il sorpasso proprio in curva, attenzione perché c'è stato anche un contatto tra i due, Ettore Loconsolo però la va a spuntare su Marco Pavan della DP66 Giant SMP. La partenza della gara juniores, poi seguiranno le donne open. Per quanto riguarda le donne open, la maglia di leader è sulle spalle di Sara Casasola, mentre quella bianca di miglior giovane è sulle spalle di Lisa Canciani. Dicevamo, tra poco avremo la partenza delle donne open, le vediamo inquadrate in questo momento. Le donne della categoria Open, Sara Casasola in maglia rosa, la vediamo nelle prime posizioni, mentre a guidare il gruppo c'è l'Elbana di Portoferraio, Alessia Bulleri. Siamo sempre con il sestetto al comando per quel che riguarda la categoria Juniores. Avevamo visto in precedenza il generoso
a lungo di Carrer. Carrer che almeno in questo tratto non è riuscito a fare la differenza. Vedete i primi due che stanno guidando, ovvero Carrer e il portacolori del James Team Buia. Poi troviamo un quartetto che in questo tratto in sabbia ha perso notevolmente contatto dalla coppia al comando. Dunque un generoso Ivan Carrer che sta ancora una volta forzando il ritmo. Questa che è inquadrata in questo momento è Alessia Bulleri che sta guidando la prova della categoria Donne Open. Ivan Carrer guadagna una manciata di metri nel finale che gli consentono di vincere e indossare la maglia rosa. Dunque Ivan Carrer è la nuova maglia rosa della categoria Juniores, il portacolori della Team Bike Terenzi. L'avevamo in precedenza più volte evocata. Questo è l'arrivo di Alessia Bulleri, l'elbana che va a conquistare il successo nella categoria Donne Open. Ci siamo, la prova più importante, la prova più attesa, quella degli uomini Open, Elite ed Under 23, al via gli uomini Open con Cristian Cominelli in maglia rosa e Marco Pavan con quella bianca di miglior giovane. Intanto attenzione per chi si sta formando un quartetto al comando. Folcarelli continua a imprimere la sua azione, poi abbiamo visto Pavan, Vittorio Carrer e Cominelli. Questi sono i quattro ciclisti che stanno prendendo il largo, li vediamo inquadrati in questo momento. Vittorio Carrer, under 23 coratino, è nato il 13 maggio 2003, 18 anni per lui. Marco Pavan è nato il 17 ottobre del 2000, under 23, 21 gli anni di Marco Pavan che veste la maglia bianca. Abbiamo visto in precedenza il quartetto al comando guidare sempre. Attenzione perché ha allungato Cristian Cominelli, ha attaccato con decisione il portacolori della Scott ed ora è riuscito a fare la differenza. Vedremo alle sue spalle chi sarà il più lesto a cercare di portarsi al suo inseguimento. Ancora le immagini sul battistrada, Cristian Cominelli, Scott Racing Team è ormai in vista del traguardo, festeggia il successo il portacolori della Scott Racing Team. Dunque Cristian Cominelli che conquista meritatamente questa vittoria, lo avevamo sottolineato in precedenza, ha aperto il gas, è riuscito a fare la differenza. Ottimo secondo posto per Antonio Folcarelli della Race Mountain Folcarelli Team, anche per lui un'ottima gara questo secondo posto. Terzo posto per Marco Pavan della DP66 Giant SMP, ha staccato Vittorio Carrer e va comunque a conquistare un terzo posto che gli permette di mantenere la maglia bianca, simbolo del leader della categoria giovani, addirittura aumentare il vantaggio. Quarto posto per Vittorio Carrer, l'under 23 coratino 18enne che va a chiudere in quarta posizione. Into a cloud. The whole experience, you're floating around on this beautiful mixed surface and then you climb out of the saddle
I shift up and I'm like slingshotted forward. It's like a gravel dream. Bene, grazie Christian, grazie anche a te cara la mia Tina Ruggeri, che oggi sei raggiante. Raggiante. Ci sei anche, ma ancora... è il freddo che hai preso che c'è tutto questo bel cappello. Mamma mia, farà un freddo... Tremendo. Sì, veramente tanto. Ah mamma mia, proprio. Mi spiace. Però, vabbè, però almeno non ha piovuto. Siamo sopra... No, e non infatti, c'era la nebbia, ti ricordo infatti, la nebbia, mamma mia. Per fortuna, cioè è stato il venerdì, era freddo, c'era il sole, il sabato certo. Era freddo, c'era il sole, la domenica era una giornata tipica da ciclocross. Ecco, noi settimana prossima saremo qua vicino, a San Michele. Ci sarà una gara organizzata da Zambon, Adriano Zambon, che concluderà il trofeo Triveneto. Attenzione, le premiazioni in luoghi aperti, se no facciamo di meno a farle, perché i luoghi chiusi sono pericolosi. Abbiamo gli untori. Io vorrei tanto abbracciarti, ma non ti abbraccio. E ci abbracciamo in ci separata abbracciamo. Sede. Oggi credo che abbracciarsi, e no, no, il non abbracciarsi e il non darci il bacio sia un atto di grande rispetto per chi... lo riceve e per chi lo vorrebbe dare. Quindi tiriamocela, nel senso, sì, facciamo, non facciamo i fenomeni. Facciamo ti vorrei fenomeni. Abbracciare ma non lo posso fare. Ci abbracciamo platonicamente. Platonicamente, tanto per rimanere in, esatto. in clima greco. Poveri greci, io li adoro. Grazie, a settimana prossima con un'altra gara, quella che chiude il trofeo Triveneto con Adriano Zambon sugli scudi e ve ne daremo documentazione. A settimana prossima, grazie. Grazie. Scontenta? Hai detto un grazie come dirmi che... Sostenibilità, rispetto per l'ambiente, design italiano, dal 1968. Epoca Spa, nebulizzatori, pompe a pressione e tutto per il giardinaggio. Scratch, settimanale di ciclismo. Epoca Spa, visita il nostro sito www.epocaspa.com.